Com'è andato questo volo dell'angelo? Benissimo, innanzitutto perché è stata una giornata fantastica, lei è stata simpaticissima, a parte qualche momentino un po' di disagio per staccarsi dal campanile, ma è la prassi, sempre non vogliono, una volta arrivate su non vogliono più venire giù, ma tanta gente, il tempo ha tenuto che minacciava la pioggia, per cui siamo felici, tantissima gente, tutti entusiasti, tutti contenti, meglio di così, non so proprio come poteva andare. La piazza era gremita anche di turisti, ricordiamo le cifre. Sì, beh, nell'intera giornata parlano di 80.000 presenze, più di 30.000 in piazzetta non ci stanno, anche contando che ci sono i lavori, però insomma sempre un bel numero. Ci sono state delle difficoltà tecniche, o almeno ci sono delle difficoltà per realizzare l'angelo? No, difficoltà avere no, perché ormai è un progetto consolidato, provato, certificato ogni anno, ricontrollato tutto, per cui è una cosa che può venire giù un elefante dal campanile, non c'è nessun tipo di pericolo. Sono da 80 metri circa che si scende, sono questi 120-130 metri di cavo che arrivano giù e sono accorati a queste 9 vasche piene d'acqua che veramente potrebbe venire giù un elefante. E per cui non ha nessun tipo di problematica. Su in alto abbiamo fatto ormai da 3 anni un accrocchio tutto in ferro che si prende tra le mura del campanile, per cui proprio veramente insomma, è stato studiato bene funziona bene. Infatti non è mai caduto nessuno.